Ciao a tutti amici del Branco Regenere, come potete vedere da questi palloncini creepy e da questo bellissimo cervo, siamo tornati su Planet Zoo per portare i cervi nello zoo. Come vi ho detto nella reaction, un posto l'avrei trovato, infatti ve lo ricordate questo posto qua? In sostanza ho stretto un pochino il recinto dei lupi, però come potete vedere lo spazio ce l'hanno comunque in abbondanza, cioè a me sembra che lo spazio per i lupi ci sia. Non era sto gran habitat, però era carino. Infatti, vedete anche i lupi stanno bene, non vi preoccupate. Dovrei farvi rivedere i vecchi animali un po' più spesso. Ma penso che alla fine della stagione un tour lo farò. Infatti, sono la madre, i cuccioli, c'è cioè tutto il branco. O solo la coppia con i cuccioli, non lo so che parente le abbiano. Cioè, c'è scritto, ma non lo sbatti. Allora, penso che i cervi, dato che sono compatibili con i daini, porterò qua anche i daini. Intanto, penso di provare una recinzione che non ho mai provato. Quella con i rami, perché ho visto la falconara, quella da Locapi, è veramente meravigliosa, cercando di farli tutti un po' strani, se no poi troppo precisa non dà l'effetto che vorrei. Allora, vanno d'accordo con i daini, quindi io direi di spostare qua i daini e il recinto all'inizio dello zoo di toglierlo. Sì, lo so, è stato il primo habitat di questa serie, però ha fatto la sua storia, ora è ora che lasci lo spazio a chi lo sa, magari ci farà un ingresso nuovo. Oppure nel prossimo aggiornamento, che spero non saranno altri animali europei, perché raga, voglio il potamocero, oh, e anche l'otocione, e il crisocione, e il bufalo del Congo, oh. Vabbè, dobbiamo fare una canzone su con Planet Zoo. Vabbè, lo vedete ciò che sto facendo, metto un po' di rocce in giro, se no tutto uguale non ci sta, e cercando di non far trapassare il legno tra le rocce. E vabbè, comunque vedo che vi stanno piacendo le mie nuove serie, anche quelle vecchie. Sono contento di come sta andando il canale, come contenuti. Direi di fare un ponticello qua. Il vostro supporto è di aiuto, ve lo dico assolutamente grazie di cuore. Più commenti lasciate, e meglio è. Qua magari sullo sfondo, in un prossimo video, ci metto qualcos'altro per coprire queste casette. Metterci tipo delle montagne, tipo con le rocce. E poi, sì, qua tappiamo. Spero, allora, mi è arrivato il consiglio, sì, di fare gli habitat più con calma, ma non è che li faccio di fretta, che velocizzo il video, se no vi rompete. Cioè, io per fare questo habitat, ve lo dico, ci ho messo 4 ore buone. Sì, no, a 4 ore fare un habitat del genere, sì, è brutto, sì, raga, sono un abbo, che ci volete fare? Poi dopo, mi rimangono ancora gli habitat africani da finire, ma penso che prima vi farò vedere l'habitat delle volpi. Poi finiamo gli habitat africani. E poi toccherà wombato, ornitorinco, canguro, koala, dingo e casuario. E poi toccherà i pinguini. E se non arrivano altri aggiornamenti prima che io riesca a fare tutti i video, che penso che arriverà prima il prossimo DLC, allora inizieremo la stagione 2. O meglio, le stagioni 2. Perché sì, il consiglio di usare la sandbox da subito, come sto facendo adesso, sì, ci sta. Ma voglio fare due zoo, uno in sandbox e uno con la modalità sfida. Secondo me può essere bello. Perché in una vediamo lo zoo cambiare pian piano, e può essere anche abbastanza rilassante, può essere gradevole. Comunque se vi serve più luce, magari in alcuni punti per modellare meglio l'habitat, fate spostare il sole. Ecco, arrivati i cervi, che belli. E niente, è una tecnica che funziona, spostare l'orario. Iniziamo a cambiare il colore, e poi inizieremo con le rocce e tutto il resto. E nulla, vi dico, a me piace sia fare gli habitat enormi da subito, sia vedere lo zoo cambiare. Perché ve lo dico, in modalità sfida non è così semplice come può sembrare. Poi, certo, mi piacerebbe fare anche la modalità quella dove ci si scambiano animali tra player. Sì, sarebbe carino. Però io sono un po' nabbo con queste cose, quindi lasciamo stare, è meglio lasciar stare. Boh, magari la terza stagione, chi lo sa. Comunque, Zoo Animal Park, ho deciso, farò tanti video dove decoro lo zoo, perché almeno potrò avere tante decorazioni e fare tante cose, può essere divertente. Se tipo adesso aspetto di avere 100, 150, 200 decorazioni e faccio il primo. Poi quando ne ho 300, 200, 300, quello che è, ne faccio un altro e così via. Inoltre, vabbè, Zoo Animal Park, tra l'altro, ve lo dico, sta diventando sempre più impegnativo lo zoo, perché diventa sempre più grande. Mi devo alzare prima la mattina per sistemare tutto. Qua, vabbè, sto facendo una bella cascata, un po' troppo precisa, dovrò darle una smussatina. Sì, beh. Poi, se conoscete qualcuno che mi può aiutare a migliorare, ditemelo, perché
È un anno che ho il gioco quasi e vorrei fare di meglio di così, dai, cioè. Troppo scala. Un po' troppo scala. Beh, magari se levo queste due, metto qualcos'altro sopra, magari un po' più carino. Vabbè, se una un po' più strettina magari. Sì, se no troppo grande non. Sì, dai, forse già un po' meglio. Mettiamo gli effetti dell'acqua. 40.000 messaggi, lo zoo sta andando, sta degenerando. Ragazzi, d'altronde non mi sono organizzato troppo bene in sta stagione. Non ho settato le aree di lavoro, ho fatto tutto un po' così alla Carlona, se si suol dire, non mi ricordo. Vabbè. Intanto direi di piazzare un po' di alberi e di rocce. Qua diciamo di settare dove farò la stalla. Poi un effetto che ho scoperto. Nei punti vuoti, sì, lasciate un po' di spazio con la roccia, con la sabbia, con la terra, ma nell'erba tappate con magari le erbe, i fiori dell'aggiornamento conservation, una delle poche cose buone che ha fatto quel pacchetto lì, che raga è il peggiore, mi sa che è il peggiore, cioè non so se è il peggiore o fa gara con quello nuovo del crepuscolo, non lo so. Raga, ditemi nei commenti secondo voi qual è il pacchetto migliore e qual è il peggiore. Secondo me il migliore è, se la competono tanto, lo Wetlands e il sud-est asiatico. Farei vincere lo Wetlands se non avesse avuto il coccodrillo. Basta coccodrilli, ne abbiamo già 4. Se no, boh, se la compete col sud-est asiatico. È molto carino qua l'aggiornamento. Vedremo, vedremo. Poi farò una bella classifica non appena saranno finiti l'anno prossimo. Penso l'anno prossimo, cioè. Non lo so quanti aggiornamenti ci saranno ancora. Da ciò che ho capito, ne avremo almeno altri 3. E sarebbe ora di prendere il potamocero, dai. Continuerò a insistere finché non arriverà. Intanto sto creando un boschettino. Carino. Sì, carino. Dai, ho visto habitat peggiori. Un po' di edera. Ho fatto anche una montagnetta qui. Dai, ci sta. Fare l'habitat tutto piano non è che mi piaccia troppo. Cioè sì, si può anche fare. Ma mi piace di più farlo almeno una zona rialzata. La voglio fare. Un po' di fiori, un po' di muschio, un po' di mirtilli, un po' di fiorellini, un po' di rocce. A me piace mettere una roccia sopra l'altra. E sì, direi di mettere un po' di prato anche qui, non appena ho finito con le rocce. Terba qua, sì, direi di fare tutto un po' diverso con l'erba. Un po' con un fiore, un po' con un altro, un po' con l'erba. In modo da, ecco, se no sembra troppo preciso. Un po' anche di questa qua un po' più bassa. E poi lì dove c'è la sabbia lascerei un bel sentierino. Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Certo ci passano nell'erba e non è che non ci camminano. Però ecco, tipo qui lasciare un po' di buchi vuoti. Fa un bel effetto vedere l'erba in giro. Però la sabbia, delle zone sabbiose secondo me ci stanno. Anche qui un qualche piantina tra le rocce. E qua facciamo la stalletta. Ho deciso, voglio impegnarmi di più anche con le stalle. Voglio farla, addobbarla, diciamo arredarla un minimo anche dentro. Poi cercherò di fare le stalle tipo quelle degli zoo, quelle con i loro box fatti bene, con ingresso dei custodi, magari una zona per il cibo. E magari nei prossimi zoo, dai. Nella modalità sandbox della stagione 2 potrei farlo. Diamo magari una sistemata, non tutto a finestre, ma un po' sì e un po' meno. Direi di farlo con tanti box perché ci saranno qui anche i daini. Poi certo non serve nulla neanche di troppo di grande, alla fine sono cervi e daini, non sono elefanti. Questo come lo sistemo? Lo sistemo dopo, magari devo togliere la porta, boh. Facciamo dei piccoli separé simili a dei box, tipo delle stanzine, e dentro ci metteremo la paglia. Poi facciamo un po' di tetto, magari non troppo spiovente perché coi muri così bassi non ci sta troppo bene. Direi questo va bene. Sì, coi tetti anche lì ci devo lavorare un po', ma con tante cose ragazzi, con tante. Ditemi nei commenti chi sta seguendo la serie. Tanto vorrei sapere quanti episodi ha visto. Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha visto tutta la serie, chi solo alcuni, chi quali, vabbè, se vi va. Comunque, secondo voi su cos'è che devo lavorare di più da migliorare prima di fare la stagione 2? Perché voglio migliorare ragazzi, voglio fare sto salto di qualità, non voglio rimanere, cioè a scuola non mi andava bene il 6, volevo il 9, a parte inglese che avevo 3, però le altre materie cercavo sempre di arrivare un pochettino più in alto rispetto alla sufficienza,
Stessa cosa, gli habitat, voglio farli bene, belli. Intanto mettiamo il vetro nelle finestre. Sì, potevo anche lasciarle così, ma più bello secondo me col vetro. Tanto l'aria circola dalla porta, poi Dani e i cervi stanno fuori, quindi... Ok, un po' di fiorellini anche qui, intorno alle rocce. L'effetto rocce e fiori secondo me ci sta. E poi dopo direi che ci siamo quasi ormai, manca poco. Magari possiamo mettere... Che so, no, questo non... non mi ispira più di tanto. Magari qualche fiorellino così. Forse l'unica cosa è metterli così precisi, sono più da aiuola, ecco. Poi mancano ancora gli arricchimenti. Tanti procioni hanno avuto un figlio, anzi ne hanno avuti due, appena trovo anche l'altro. Dov'è? Tanto bellino, per carità, il procione è bello come animale. Mi dispiace che però... Se al posto del procione c'era il tanuki, preferivo, ecco. Un po' più particolare, un po' più originale. Perché c'è quell'aggiornamento, ecco l'altro figlio, quell'aggiornamento mi sembra fatto da un bambino di 5 anni, tolto il vombato, però vabbè, ragazzi l'ho detto troppe volte, facciamo un saluto anche alle moffette, ciao moffette, bella, tre sono troppe, non sapevo, vabbè l'ho disattivato il gruppo sociale, non credo sarà un problema. Ok, mancano gli arricchimenti per i nostri amici cervi e daini. Dopodiché potremo trasferire qua i daini oltre ai tre cervi. E poi dopo chiuderemo l'episodio con le solite visioni sull'habitat. Ditemi se vi piace, dai, almeno so se come migliorare. I consigli sono sempre preziosi. Comunque penso che non è male, mi piace abbastanza. E a breve arriverà un altro habitat, bosco, qua vicino, penso possiate immaginare che animale sia. Poi dopo riprenderemo con la savana e la giungla, così poi passiamo all'Australia. Non vedo l'ora di finire sta stagione. Ste ciotole brutte, raga, cosa aspettano a metterne di migliori? Gli abbeveratoi così carini nella stalla per me ci stanno, ma le altre rotonde con sti raggi per me proprio no. Sarebbero meglio delle belle rastrelliere. O delle vasche, oppure non lo so, anche quello delle giraffe, Dio mio, è proprio brutto. Più brutto ancora di questi lama che scappano, vabbè. Lama a parte, ho quasi finito l'habitat, mi mancano giusto due cose, direi di mettere qualche tronco, che non fanno mai male, cioè a me non dispiacciono i tronchi, però dai, i daini saranno contenti, hanno anche più spazio e anche qualche nuovo amico. A proposito di amico, addio questo habitat, ditegli tutti addio, vabbè lo rivedrete ancora nell'episodio 1, Ciao ciao Habitat, sei stato un caro amico per tanti episodi, ma hai fatto la tua vita e niente. Qua vedremo se fare un ingresso nuovo o se lasciare spazio, perché animali europei non penso ne arriveranno tanti altri. Boh, forse il cinghiale un giorno, ma piuttosto che il cinghiale vorrei il potamocero. Niente ragazzi, vi lascio a Cervi e Daini che si godono il loro nuovo Habitat. Ci vediamo molto presto, a Namaste negli animali dello zoo, è tutto, ciao.